aprendo il Depland di Cantine Aperte, oltre a esserci la mappa con tutte le 100+ cantine che aderiranno a Cantine Aperte, c'è anche una lista di eventi con quale il Movimento Turismo del Vino collabora. E parliamo di cantine nei castelli, 13-14 giugno. Siamo qui con Alberto Dattimis, consigliere del Movimento Turismo del Vino dell'azienda Conte Dattimis Magnago. Salve, grazie di essere venuti qui. Hai giustamente illustrato questa iniziativa che sorge da una collaborazione tra il Consorzio dei Castelli Friulani e il Movimento Turismo del Vino. Il Consorzio dei Castelli Friulani ha già un evento che apre i castelli, ma di solito i visitatori sono delle persone prettamente amanti dei castelli. Con questa sinergia invece si aprono le porte in un altro momento di queste nostre vecchie dimore storiche che hanno bisogno di essere vissute e apprezzate dalla gente, anche in un momento di degustazione vicino ai vini. Quindi c'è questa giornata nelle dimore storiche, nei castelli in cui si forma, in cui c'è anche una cantina di vino, c'è la possibilità di abbinare il momento prettamente culturale, vedendo affreschi, giardini all'italiana, eccetera, e anche di assaggiare vini importanti come quelli che vengono prodotti in queste vecchie dimore, di solito da vecchie antiche famiglie friulane. Grazie Alberto, quindi 13-14 giugno, Castelli Aperti.